cosa devo questo onore, capitano? Le lettere di cui parli, di che si tratta? Oh, ora volete saperlo! Le lettere del capitano Kidd! Nascose un grande tesoro da qualche parte e spedì lettere a quattro dei suoi marinai insieme ad uno strano pezzo di cuoio. Trovate gli uomini e troverete il malandrino. Più facile di così. Le posso vedere? Sarete pure un capitano, ma non siete molto furbo, eh? Faremo un baratto. Voi mi portate dei gingilli e io vi darò una lettera. Anch'io sto ammucchiando un tesoro, sapete? Gingilli? Di che tipo? Dove? Oh, usate l'immaginazione, capitano! La frontiera è piena di oggetti interessanti! Cosa avete per me? Ah, sono degli ottimi pezzi! Valgono di sicuro una lettera. Eccola, capitano. Il forte non mi pare abbandonato come dovrebbe. Sembra pieno zeppo. Dobbiamo distrarli in qualche modo. Quando non mi vedrai più, aspetta 10 minuti e poi bombarda il forte. Mi intrufolerò sfruttando il fuoco di copertura. Signor sì, mi sembra pericoloso, ma sono sicuro che ce la farai. Dubito che pirati come il vecchio Lucky Lem uscissero spesso dalla cella. Se la sua pergamena esiste ancora, si trova qui. Dovrò fare il giro per evitare il cortile. Un gabbiano, un topo forse. Dici intrusi che ci sono qui. Assurdo.
scusa se arriviamo tardi al discorso del capitano, sono guai! Arrivo, arrivo! Importare altro. Non siete qui per commentare la strategia e non conoscete i movimenti dei ribelli. Quel mastino è fuori di testa. Ma come diavolo ci tratta? Ecco perché i soldati non s'annoiano mai. Jackknife se l'è meritata. Certi comportamenti sono inammissibili. E questa lezione valga per tutti. Non voleva dire niente di male. Ti fa pena? Secondo me non è giusto. Sotto il nido dell'aquila. Vediamo che sai fare. Bene. Mirate! La mia visita al forte non ha fatto piacere ai suoi occupanti. E? E cosa? E quella stupida pergamena, tonto, c'era? Sì, c'era, signor.